Pupaulone, no, è un'altra cosa. C'è d'angolo il secondo della gara che verrà battuto da Lorione, pallone messo in mezzo, non ci arriva nessuno, buca l'intervento, poi qui erroraccio in difesa, pallone che resta lì, Fracasso, 1-0 per Lorione, ha segnato il bomb. Messa laterale battuta in questo momento, buca l'intervento Breschini, Fiorio sta per entrare in area di rigore, c'entra in questo momento, punta il diretto avversario Fiorio, il tiro e c'è il miracolo di Russo, calcio d'angolo per lo smistamento. Pallone che arriva dall'altra parte, c'è il palo di Tahani. Incredibile, ancora Atletico un passo dal pareggio dell'Atletico smistamento, poi decide di andare all'indietro dal 99 che appoggia per Cotichini, poi ancora Vergari in possesso del pallone, ancora Cotichini, forse è fuori gioco, tenta la conclusione Grossi, parata del portiere. Palumbo si chiude il triangolo, Palumbo, c'è il miracolo di Sigari, veramente una parata eccezionale del portiere della... Il punto di battuta va a Fracasso che può mettere a referto la sua doppietta personale. Parte Fracasso con il destro, 2-0 Orione, la doppietta del bomber, la formazione giallo-blu. Va a vedere Vergari sulla destra, Faria, poi va da Fracasso, Fracasso pallone sul sinistro, sbaglia però allo stop il numero 9, poi supera l'avversario, ancora Fracasso, va in mezzo da Faria, incredibile gol sbagliato del numero 20. Supera l'avversario, ancora Sambe con il destro, palo pieno del 21. Poi ancora un altro pallone perso dallo smistamento, Fracasso entra in area di rigore il numero 9, poi va da Vergari, pallone di ritorno per Fracasso, tripletta del numero 9, Orione 3, Atletico smistamento 0. A tutti, sale ancora in pressione Lorione, qui palla che arriva a Faria che supera Sigari, poi ci allunga troppo il pallone, poi Faria col destro esterno della rete, sfiora il poker Lorione.